Ma buon salve! Ciao a tutti quanti, siamo su Brawl e sì, c'è una news pazzesca nel negozio, quindi veloci al quarto link in descrizione, dato che ora come primo link e secondo link trovate Yoshi e Pandex, seguiteli su Instagram che sono top. Al quarto link, codice Grax, ma perché ve lo dico? Perché questa mattina alle ore 10, io sto pre-registrando ovviamente il video, è uscito Sandy Golosone. Boys, ve lo dico subito, costa 80 gemme, 80 like, la shop, faccio la cavia e ci facciamo il video sempre in sede potere, quindi conto su di voi, iscrivetevi, campanella per non perdervi gli episodi. Domenica dovrebbe addirittura arrivare la cavia numero 21. Sotto quei like supportatemi, codice Crax, lo ripeto ancora. Oggi ci portiamo a casa magari qualche vittoria in sede di potere rapina in una mappa tra l'altro vecchissima, dove io purtroppo non ho brawler buoni. Posso scegliere tra Ems, Pam, Piper, forse ci potrebbe stare un Carletto. Vado con Ems con la skin nuova. Alla fine del video, come promesso, ci prendiamo una mega cassa, ma non del pass, bensì 18k coppe. E spero di trovarci un bello schippettino, anche perché ci ha detto male l'altro giorno. Siamo 91esimi in questo momento. Caspita, sarebbe un bel boost verso l'alto, eh? Team completo. Speriamo bene. Vabbè. Non sembra malvagio come situazione, perché sono tutti brawler da media distanza, non da lunghissima distanza. Solo Jesse può causare discreti problemi e non devo farmi assolutamente colpire, perché se Jesse mi colpisce ripetutamente, automaticamente io non riesco a rimanere in vita. Comunque, Pandex c'è, Yoshi comincia già ad aprire, siamo messi molto bene, io ritorno al volo. Ems è devastante sulla cassa, ma contro brawler dalla distanza capite bene che soffre un po', anche perché bisogna avvicinarsi un pochino. L'ho colpita, c'è l'altra Ems sulla sinistra. Io rimango sempre leggermente mid, più che altro per caricare la ulti. Vediamo se Yoshi va a togliere la Jessie. Assolutamente sì. Vorrei togliere Nita, ma io ho fatto danni sulla cassa, ma che me frega. Oh, guarda quanti danni gli ho fatto alla cassa, un botto. Vai ancora, qualche altro dannetto entra. Cerco anche di caricare eventualmente una ulti con un altro colpo che entra e li ho praticamente smezzati di life. Non pensavo fosse così forte Ems su questa mappetta. Devastante. Occhio alla Nita, non deve caricare l'orso. Jesse, non ci sono problemi. Posso anche avvicinarmi un pochino. Ho fatto un triplo colpo. Devo essere bravo a dosare i colpi. Non posso sbilanciarmi così tanto. Ok, Nita non può venire assolutamente da me. Io vado a prendere, spero, la cassa. Cerco di colpire la Nita che la tolgo. Vado a utilizzare una ulti per fare sempre qualche dannetto in più. Non è schiacciante, ma io penso che sia abbastanza dinamica. Una. Esatto. Vittoria, più 30, andiamo over 800, ricordo che oggi è la decima giornata, 818, diciottesima cassa, non è diciottesima cassa, cassa da 18.000 coppe, tutto torna, Pandex 8.22, 53esimi, un altro premade, questo sarà sicuramente più forte, no lag, ti prego, no però, buoni, c'è Beryl, Brock e Colt, è ottimo questo, eh? Soprattutto Beryl, è vero che io mi devo ricordare gadget e me lo ricorderò mai. Oh my god, si è preso subito una vagonata di danni. Occhio al Colt. Maxine è straveloce, mi butto verso il centro e cerco di andare a togliere, sapete chi? Il brocchino avversario, così da liberare lo Yoshino e togliere magari anche. Mazza, raga, che partenza questa. Occhio al Beryl che c'è la ulti. Utilizza il gadget, cerco di recuperare un po' di life. Mi lag. No, non mi puoi laggare così, però. No, raga, in sede di power no. Ti prego. Riprendi un minimo. Ragazzi, un gran problema questo. Sto recuperando. E niente, esco e rientro dal game. Raga, scusatemi, non è possibile. Stanno crashando i server. Dimmi che mi fa rientrare in tempo. Sì, ci sono. Ci sono. Ho recuperato. Ragazzi, non c'è trucco, non c'è inganno. È tutto quanto in real. E in live. Raga, ma che sta succedendo? Mi sa che è una cosa per tutti. Credo che sia per tutti così. Ma perché proprio in questo momento qua? L'ho killato, sì. Cosa sta succedendo in questa partita? C'è del lag in questa partita. Boni, esco e rientro. Stanno succedendo le cose. Non ho mai fatto una partita del genere in sede di potere, ma proprio in generale su Brawl, ma soprattutto una partita così importante. Fatemi rientrare, please. Ci sono di nuovo, ma è proprio un lag generale. E la partita sta andando. Sarà una partita lunghissima. Oh my god, ragazzi. Non può un gioco andare con dei server di questo genere. Sto provando a colpire il lato di destra. Resisti, Grax, recupera qualche secondo. Oh my god, ci ha provato Yoshi a fare. Cosa sto vedendo? L'ho killato! Sto andando velocissimo! Oh my god! Ho fatto danni, raga! Scusatemi se state vedendo tutto questo! Però sta funzionando al momento! Attenzione! Cerco di rimanere un po' vago! Devo andare sulla cassa perché forse se riesco a fare un colpettino fatto bene, riusciamo addirittura a prendere la schiacciante! Vai, Vande! Basta un colpo! 1%? No, però! Se andiamo a perdere,
per quell'1% non fatto, non so per quale arcano motivo. Io non credo che Colt sia in grado di poter fare una ulti. Ok, è entrata una partita sbroccata. MVP Grax, trionfo 851. Siamo ad una media di 85 coppe a giornata. Io ho fatto una ultima. Quando l'ho fatta? No, raga. Il bot mi ha fatto la ulti. Ha fatto pure una kill. Il bot. Io ero fuori. Vabbè, non voglio andare oltre. Basta. Andiamo a fare l'ultima e speriamo bene. È partita subito. Ecco, adesso ho paura. Questo è un ottimo team. Questo è veramente difficile. Però, Brock versus Brock ce l'abbiamo. Spike un tria. Io lo countero. Meglio Spike che qualche brawler un po' mistico. Dannetti subito fatti. Si potrebbe andare su lo spikino, anche se Brock... Mamma mia, Brock mi sta per prendere, ragazzi. Attenzione. Cerco di andare a supportare, magari... Aia, il Brock, raga, ci sa fate brutto. Ammazza quanto gioca il Brock. No, vabbè, non riesco... Ho killato Maxine, almeno questo. Vediamo se... Pande ce la fa con la dashata e so danni sulla cassa. Bene, occhio Yoshino sulla lane. Quel Brock è davvero molto strong. Io torno sulla lane di sinistra per andare sempre a supportare Pandex. Vabbè, ma che sta a combinare, ragazzi, il Brock avversario. Brocca avversario disumano. Danni entrati. Però fare qualche danno all'indietro per fermarli. In teoria lo spike non dovrebbe causare troppissimi danni se fermato in tempo. Ma devo sempre stare attento a possibili colpi. Ok, Yoshi difende. Spike lo teniamo un attimo lontano. Qualche danno mi entra. Maxine si avvicina. Pandex c'è. Prova a togliere Maxine. Mamma mia, ragazzi, come giocano questi. Però ce la stiamo ancora giocando. Attenzione, eh. Torno al centro. Forse abbiamo noi il vantaggio. Devo essere sincero, credo che il vantaggio sia comunque nostro. Fermi che provo ad andare sul Brock. Tolto il Brock, ottimo vantaggio. Spike non può avvicinarsi troppo. Prova a pushare la Maxine, tolta la Maxine. Esattamente, siamo 2 versus 1. Pandex con... non mi laggare di nuovo però. Non mi vuole laggare ancora. Lo fermo. Bella kill questa, eh. Questa ci stava, solo che Maxine è troppo fast, ragazzi. 38%, 44 secondi, la stiamo gestendo abbastanza bene. Maxine prova ad avvicinarsi. Ottimo il boost di Pande. Riuscirò ad andare contro il Brock. Io devo andare per forza contro il Brock perché sennò ci toglie troppi danni. 56%, devo giocare tanto su Pande, ragazzi. Devo essere proprio fenomenale sulla situazione Pandex. Sulla velocità di Panda. Attenzione, ho schivato il colpo di Brock, però sto quasi giù. Dobbiamo resistere 13 secondi. Pande la difende! Boni! Forse entra, sì. Vabbè, raga, ha fatto una tripla. Non ci credo. 3 win, boys. Yoshi e Pande hanno tolto totalmente il team. Io so sincero, mi sento di dire di aver giocato molto bene questa partita. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. 881. 3 win per un totale di... 15ª posizione in ITA, si ritorna in top mondiale 340esimi, 88,1 coppe di media. Velocissima la proiezione per 14, 1233. Mancano 4 giornate. Io spero con tutto il cuore che queste 3 partite boostino il contenuto, perché se non le boostano queste, nonostante la seconda partita schiacciante con 2 uscite per lag, se non esce lo skippetto non uscirà mai più. Facciamo una EMS. Sì, bella arrabbiata. Al volo, mega cassa, ricordo, codice Grax nello shop, like se volete lo shop di Sandy, Golosone, che lo prenderemo sicuramente. Magari ci faremo anche la 6 potere, eh? Perché Sandy lo utilizzo molto spesso. Aspettiamo l'aprimi e devo uscire, è tantissimo che non vedo, non è vero, abbiamo visto in botto di skip luminosi, dammene 2. Male, ragazzi, dai, ma non è possibile che non si trova nulla. Colette, allora fermi, diamo il contentino al gioco, cioè vado nel box dei brawler, faccio Colette a livello 8 perché tanto bisogna farla a livello 8 e prendiamo anche la cassetta enorme. Non uscirà perché non uscirà. Mi sento fortunato come su Google. Aprimi, skippetto. Ah, è vero, Colette, raga. Solar 17 porta fortuna. Tra poco avremo Colette Max. Io vi chiedo un pollice, un'iscrizione alla campanella. Domani shoppiamo. Torniamo a palla. Ci vuole un po' a trovare la Star Power dei Potion. Non si trova niente. Gelindo, Potion, i gadget e così via. Energetic. Boh, Tara. Vabbè, like, iscrizione, campanella, codice Grax. E primo e secondo link. Terzo link per fare la sub. Primo e secondo per Yoshi e Pande. Seguiteli che sono OP. Ciao.